Allora, guardi, partiamo dalla riforma Fornero. Voi avete giustamente intervistato diverse categorie di lavoratori, ognuno che giustamente e legittimamente fa la battaglia per il suo pezzo di riforma, ma dovendo dare un'ottica globale, noi abbiamo sempre sostenuto che quella riforma fosse profondamente sbagliata e ingiusta perché andava immediatamente a cambiare le prospettive di vita di milioni di cittadini italiani. Da un giorno all'altro, milioni di cittadini italiani, per la sfortuna di essere nati un mese prima o un mese dopo, si trovavano a dover lavorare 5, 6, 7 anni in più, Peggio di una quello che sta generazione, facendo. cioè la mia, quella di chi oggi ha 30 anni, che molto probabilmente ha lavorato soltanto con contratti a tempo determinato, con collaborazione a progetto, con questo tipo di contratti precari, con l'introduzione del sistema contributivo, si vedrà andare in pensione chissà quando e senza una pensione dignitosa e quindi le ingiustizie sono su più fronti e poi si è creato quella mostruosità che sono gli esodati su cui si continua a mettere delle toppe, ma su cui non si trova una misura di sistema. La Lega ha contestato da subito questa riforma. Voglio ricordare che durante il governo Monti siamo stati gli unici a fare opposizione a questa riforma perché c'era il solito mantra del ce lo dice l'Europa, ce lo impone l'Europa e quindi ci siamo spogliati anche come paese del diritto di decidere quali siano le garanzie minime sociali per i nostri lavoratori. Come sapete, noi abbiamo fatto una battaglia referendaria, abbiamo raggiunto un numero di firme per ottenere un referendum sulla legge Fornero per la sua abrogazione e la Suprema Corte ha ritenuto che questo referendum non fosse possibile farlo. Allora, io sono d'accordo con Rizzo, le potrà sembrare strano, ma è oggettivo che ora siamo in un sistema in cui la possibilità di azione dei partiti e dei popoli, perché nel momento in cui si fa una raccolta firme, si ottiene un consenso popolare enorme che travalicava ovviamente i Questo confini volevo elettorali della dire, Lega, giusto. per abolire questa riforma, che è una riforma profondamente ingiusta perché va a minare il sistema sociale del paese. Non si può poi fare, cioè il referendum non si può fare perché si trova il cavillo per non farlo fare e continuiamo a sentirci dire dai governanti che la riforma non può essere modificata perché Sì. l'Europa ci impone questo, significa che effettivamente siamo in un contesto in cui da Bruxelles, dai vertici europei che non sono controllati democraticamente ma sono controllati soltanto dalle logiche dell'alta finanza, si vuole fare dell'Europa uno spazio di contrazione dei diritti sociali, di abbassamento del valore del lavoro, è quello che lei diceva, i voucher piuttosto che i contratti a tutele crescenti che altro non sono che una cancellazione del contratto a tempo indeterminato, significa precarizzare a vita chiunque entrerà nel mondo del lavoro Allora, oggi. Quindi tutto va in una direzione in cui mi faccia sì. concludere, si annullano quelle garanzie sociali che c'erano sempre state e la politica sembra totalmente incapace di poterci mettere mano perché qualcuno ha deciso così. Questo è un sistema che va assolutamente cambiato, altrimenti dovremmo rassegnarci a un futuro dove la crescita non potrà esserci e dove la povertà purtroppo aumenterà. Questa è una situazione drammatica, ma ha ragione Rizzo quando dice che bisogna contestare il sistema nel complesso. Poi il Partito Democratico che governa è il partito che quella riforma l'ha fatta e che su quella riforma non D'accordo, sta è giusto. mettendo Sì, mano, allora devo quindi le dire una cosa. responsabilità Allora, politiche ci sono.